È un pareggio stato diverso, sì, perché purtroppo siamo partiti un po' così così, non siamo partiti bene, poi siamo riusciti a mettere nella direzione giusta la partita nel primo tempo, avendo qualche occasione noi, bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, perché comunque abbiamo uno scontro diretto a favore nostro, che è cosa non da sottovalutare, perché il campionato alle volte anche un punto non guasta mai. Spezia, cioè, è stata costruita per vincere il campionato, per comunque per lottare in alto. Ci sono passato già, non è mai facile quando scendi da A e affrontare un campione di Serie B. Campionato tosto, difficile, che è imprevedibile. Quindi anche se la prima gioca con l'ultima, non si sa mai il risultato. Loro sono una squadra forte. Ripeto, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Lo so che purtroppo cosa ci manca quest'anno? Ci manca che abbiamo fatto tantissime ottime prestazioni, magari raccolto poco in casa. Se no parlavamo di un altro, avendo qualche punto in più, magari parlavamo di un altro campionato. Io penso che abbiamo avuto tante partite, anche le 3 partite in una settimana, comunque adesso ci sistemiamo, recuperiamo mentalmente e fisicamente, ci prepariamo per il rush finale che sarà tostissimo. Ah, penso abbiamo sbagliato alle volte, sbagliamo dei passaggi semplici, cose che non devono accadere perché comunque abbiamo avuto delle occasioni, un passaggio sbagliato sulle cose nostre sbagliate. Dobbiamo essere più tranquilli, ecco, alle volte magari, sai, quest'anno, ripeto, ci è mancato veramente qualche punto in più in casa, è normale che la voglia c'è di riprendere, di recuperare quei punti in casa persi. Settimana scorsa magari abbiamo fatto un'ottima prestazione, però magari se la pareggiavamo, parlavamo di una brutta prestazione la settimana scorsa, invece abbiamo portato i punti a casa. Ripeto, quest'anno veramente, se andiamo a vedere una roba tecnica che in casa veramente abbiamo fatto veramente delle ottime prestazioni. Adesso Bari in casa, Ascoli in casa, adesso, non so, vengono in mente queste. Adesso non mi ricordo, adesso vado a caso, però cavolo, abbiamo fatto veramente delle ottime prestazioni, però abbiamo raccolto veramente poco. E se veramente portavamo quei 3-4 punti in più, di cosa stavamo parlando adesso? Stavamo parlando veramente di un'ottima reggiana, punta in alto, però la via è questa, la via è difficile. Ripeto, oggi guardiamo il bicchiere mezzo pieno perché oggi il fondamentale era non perdere. Noi, ovvio che andiamo in campo per vincere, come tutte le partite, una cosa bella di questa squadra qua, che la mentalità è sempre giocare per vincere. Come abbiamo visto, quando vai a giocare in trasferta, vai a giocare per vincere. Oggi una cosa positiva è quanti gol abbiamo preso adesso nell'ultima parte. Guardiamo queste cose qua, guardiamo, che sono fondamentali, ecco. Sono importanti. Abbiamo fatto qualche errore che si può evitare, ma nel primo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni anche noi. Gli ultimi 10 minuti, sì. Quindi questo è importante, perciò non sottolineiamo solo gli errori, sottolineiamo anche le cose fatte bene.